Oggi a casa Mariola facciamo il gâteau di patate. Ma che bontà, ma che bontà. Allora, ingredienti: mozzarella, parmigiano, formaggio, questo qua tagliato a cubetti, e asiago, quest'altro è montasio, mortadella appena tagliata, fresca, profumata, prosciutto cotto, lo stesso idem, dite ma perché, limone, latte pangrattato, olio, aspettate, le uova, ci vogliono anche le uova, e stanno qui, due uova, mi sono dimenticato, ma poi le patate già l'ho cotte, eccole qua, cotte al microonde, veloci, 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 l'ho cotte al massimo della potenza, che calde che sono, vediamo un po', vanno giù come il burro, al massimo della potenza per circa 15 minuti, aggiungendo pochissima acqua, un bicchiere d'acqua pieno all'interno di questa ciotola, poi andiamo subito a schiacciare le patate, calde, 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 fumanti, belle, meravigliose, la metà la metto qui, qua la buccia, vado così, schiaccia patate e tracchete, e qui c'ho la buccia via, al gatto, magari se mangiasse il gatto. Adesso, come fanno i napoletani, lo stemperiamo con un po' di latte, così, quindi accendo poco poco il fuoco, l'induzione in questo caso, così, papapà, poco poco, basso basso, e così lo amalgamiamo bene, così, bello, guarda che bello morbido così. Lavoratelo un pochetto, così, spengo tutto, pac. Oh, il gâteau di patate deve essere più roba che patate, più roba che vuol dire? Più prosciutto, più mortadella, più formaggio, vado così, lo sapete, a casa Mariola deve essere bella abbondante, parmigiano reggiano, incomincio a amalgamare, fuoco spento, mi raccomando, olio, extravergine d'oliva, stavolta usiamo Sommariva, Liguria, ungo, bene, 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 pangrattato, e così, e così, vai, zacchete. Mettiamo un po' di sale qui, assaggiate sempre, perché poi dopo mettiamo l'uovo, e con l'uovo non si può assaggiare. Vediamo un po', già è buono così, una specialità. Adesso, prosciutto cotto, allora, prosciutto cotto deve profumare, non deve essere una roba dentro al frigo che è rimasta per giorni, 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 vi ricordate che puzza? Quella sensazione di puzzolente, quindi prosciutto cotto fresco, perché quello che mettiamo nella pentola lo troviamo nel piatto, ricordatelo questo qua, eh? Arrotolo così e vado, poi taglio così, meraviglioso, e vado a metterlo qua dentro. Abbondante, abbondante. Allora, giù in campagna si usa mettere il salame. A me sinceramente non mi piace. Io metto la mortadella. A casa mia faccio come pare. Va bene? Ok, vado così. Mortadella alla stessa maniera, sigaretta. Vai. Taglio sottilmente alla stessa identica maniera. E poi vado in questa maniera. Aggiungo, che meraviglia ragazzi, si deve vedere, si devono dei pezzettini, capito, non essere sti coriandoli, si devono vedere qui dentro, poi montasio metto dentro, unisco tutto, poi c'è chi mette la noce moscata e io non ci vado matto, faccio una cosa che lo stesso come la noce moscata che fa, rinfresca, pulisce, limone non trattato, gratto la buccia senza grattare il bianco, mi raccomando, benissimo, vai, poi mescoliamo, poi i salumi mettete quello che volete, c'è chi piace solo mettere il prosciutto cotto, chi piace il salame, chi piace la mortadella, fate come vi pare, poi le uova, diamo una battutina, incorporo bene l'uovo all'interno del composto, veloce, vi dovete divertire così. Come sto a fare io? Allora, così, bello, quando, fino a quando non si vede più l'uovo, non si vede più il giallo dell'uovo, si è proprio, diciamo, l'abbiamo fatto assorbire dalla patata. Una grattata di pepe ce la mettiamo? Eh sì, ce la mettiamo, vai. Lo stesso con i formaggi, mettete quello che volete. Poi vado, composto, faccio uno strato,
livello con la paletta morbida, poi mozzarella bella strizzata dal latte, vedete, così, se no vi bagna tutto il gâteau, invece di soltanto filare, bella, golosa, abbondante. Copro, avete capito perché? Così c'è proprio la farcia dentro della mozzarella, proprio che si scioglie, capito? E poi mi hanno insegnato questa cosa, che rigano tutto quanto, zac, 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 zac. Poi, pan grattato, così viene la crosticina, quella che tutti vogliono. Poi parmigiano, olio, poi forno, 180 gradi, basta questi ventilati, statico, ok? 30 minuti, ci vediamo da 30 minuti e lo assaggeremo, assaggeremo sta bontà. Adesso con, sotto, con le note anzi, di Papic, cocktail Battisti, tiriamo fuori il nostro gâteau di patate. Si è gonfiato, com'è che? Bro nero. Allora, grazie a voi, non ci casco stavolta. Allora faccio così, guardate. Guardate qua che meraviglia. Che meraviglia. Adesso, due minuti proprio, lo faccio raffreddare leggermente. Questo si taglia quando è tutto quanto raffreddato, ok, mi raccomando. E ma pure a cucchiaiata è buono da morire. Guardate qua, camera uomo, ma via qua, te possino. Guarda qua, guarda la mozzarella qua, ma che roba è, guarda che spettacolo. Assaggio, eh. Ancora caldo, però una bontà assoluta, una morbidezza, una freschezza. Poi questa roba ci ho messo tutta buona, mi raccomando, roba fresca e di qualità, se lo fate. E poi d'inverno una cosa calda a pancia va sempre bene. Rifatelo, è una bontà, un bacio a tutti.